chiedevano: tu che fai? E rispondevo: io sono un attore. Ah, aspetta, sì, che faccia? Vediamo. Sì, c'è la faccia, però non ti conosco, dove t'ho visto? No, no, non lo faccio, però sono un attore, dammi tempo. I film con Bud Spencer e Terence Hill, i vari Disney, il rapporto con la recitazione, col cinema e prima ancora col teatro è stato grazie al Teatro Greco, perché io ci andavo a giocare, era il mio parco giochi da bambino. La prima volta è stato un film che aveva un titolo abbastanza profetico. Il titolo era Nulla ci può fermare, un film girato da un produttore esordiente, da un regista esordiente con attori esordienti. A 16 anni ho capito di essere un attore, poi la differenza con i miei compagni di classe, quando mi chiedevano: tu che cosa fai in treno? Io rispondevo: io sono un attore. Ah, aspetta, sì, che faccia? Vediamo. Sì, c'è la faccia, però non ti conosco, dove t'ho visto? No, no, non lo faccio, però sono un attore, dammi tempo. Questo. È come in uno scambio ferroviario, puoi prendere il binario sbagliato, derazzare e andare completamente fuori strada. Ma se capisci di avere la capacità di guidare quel treno, poi quel treno lo riporti nella strada giusta. Uno dei segnali che si trovano lungo i binari per far capire al conduttore di questo treno che una strada giusta c'è. Il lascito vero sono le persone con cui lavori, l'atmosfera del film, la storia che racconta.